Siamo qui a protestare perché è dal 5 di marzo che siamo a casa. Per via del Covid, il nostro governo ha deciso bene di stoppare tutta l'Italia, fermando tutto il mondo del lavoro. Mentre altre categorie pian piano hanno ripreso le loro normali attività, noi invece continuiamo a rimanere a casa. Dal 1° giugno siamo entrate in sospensione obbligatoria, perché comunque lo prevede il nostro contratto, siamo dei lavoratori ciclici. Quello che chiediamo oggi è lo stoppamento di questo contratto ciclico. Vogliamo un contratto che abbia più tutele, non vogliamo lavorare 8 mesi e morire di fame per 4. È dal mese di marzo che non percepiamo più un euro, l'ultimo stipendio risale appunto a marzo, ma era riferito al mese di febbraio, e da allora non abbiamo più percepito nulla. L'unica cosa che ci è arrivata è stata una piccola quota, un piccolo acconto della FIS, che è un ammortizzatore sociale a cui ci hanno fatto rientrare, ma che tra l'altro non è neanche il nostro ammortizzatore sociale. E poi non abbiamo ricevuto niente. Cosa ci aspettiamo per settembre? Noi a settembre, che non sarà settembre perché per noi è ottobre, vogliamo ritornare sul nostro posto di lavoro, vogliamo ritornare dai nostri bambini a cui siamo tanto affezionati, vogliamo preparare il loro pranzo giornaliero, vogliamo passare tra i banchi del refettorio ed imboccare i bambini che non hanno voglia di mangiare o che comunque sono capricciosi per natura. Niente, vogliamo questo, il nostro lavoro.